Buondì e ben ritrovati con le anticipazioni della Grigione Italiano. Questa settimana in prima pagina abbiamo i 60.000 franchi vinti al bingo, quindi la festa per la scuola bilingue di Maloja che ha vinto il premio scolastico svizzero, Repower che investe 2,5 milioni a Cavaglie. Seconda pagina dedicata al podestà di Poschiavo, che si sfoga e spiega alla popolazione le tensioni che sono attualmente in atto tra giunta ed esecutivo. In terza pagina abbiamo un bel testo di Annalisa De Vecchi che spiega il terremoto e cosa è successo durante il terremoto avvenuto a Poschiavo l'11 aprile scorso. Quinta pagina riservata all'Assemblea Generale di Amamont Abruzio. Mentre a pagina 7 troviamo Albadoz prima dall'estate in GIR 2016, l'incontro dell'ente turistico Ferrovia Retica e Balzarolo S.A. con gli operatori turistici della Val Poschiavo. Sempre a pagina 7 anche il reportage sull'ultimo giorno di La Galp. Passiamo a pagina 11 dove ci viene ripreso il concerto della Filarmonica Comunale di Poschiavo. E quindi a pagina 12 dove Michela Nava riporta del film presentato a Chiuro dove erano protagonisti anche tre persone di Poschiavo. Pagina 13 riservata all'economia con in particolare la presentazione dei lavori LIA degli apprendisti muratori di Poschiavo. Pagina 14 quindi si riporta l'assemblea generale dell'associazione Giardini dei Ghiacciai di Cavaglie. In ultima pagina poi ancora un breve resoconto di quello che è stata la visita dell'Associazione Artigiani Commercianti alla tipografia Menghini. Con questo vi auguro buona lettura e a buon sabato. Buonasera e ben ritrovati a tutti con l'appuntamento con le anticipazioni degli appuntamenti del fine settimana in Val Poschiavo. Questa sera siamo molto felici di ospitare nella nostra redazione l'attrice Chiara Balsarini e la regista Begonia Fejo Farigna, che fanno parte della nuova compagnia teatrale Inaudita e che proprio questo weekend in Casa Besta debutteranno con la loro prima produzione che si intitola Circondario Confinante. Cominciamo magari con te Chiara e ti chiediamo che cosa andremo a vedere questo weekend nel vostro spettacolo. Allora, Circondario Confinante è uno spettacolo che parla della quotidianità di un'anziana signora che vive ai giorni nostri, dalle nostre parti, che è confrontata con i suoi ricordi, con le sue memorie, e è un po' il suo modo di affrontare le memorie e i ricordi, il suo modo di convivere con i ricordi e le memorie, che per forza di cose, essendo lei di una zona vicina al confine, di un circondario confinante, sono legati al contrabbando. Questa figura di questa anziana signora è ispirata a un personaggio che avete avuto modo di intervistare direttamente oppure lo spettacolo nasce in altro modo, da una vostra ricerca personale? Allora, nasce da una nostra ricerca personale, il personaggio è sicuramente ispirato alle persone anziane che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi durante la ricerca per stendere il testo, ma ecco, è nuovo, non è Meneghina, si chiama questa signora, è lei, non è nessuno in particolare. Quindi avremo il piacere di conoscerla durante lo spettacolo. Begonia, tu sei la regista di questa prima produzione e ci vuoi parlare di come è nata questa coppia con Chiara e ecco, di questa nuova compagnia? Allora, la compagnia nasce, abbiamo fondata nell'ottobre dell'anno scorso, ci siamo conosciute nel 2010 al mio primo corso di teatro, abbiamo fatto dei corsi insieme e negli anni abbiamo maturato questa idea di fare qualcosa di nostro. In ottobre io mi sono trasferita in Val Poschiavo da Lugano e lì abbiamo detto ok, adesso lo facciamo sul serio. Volevamo raccontare questo tema del contrabbando senza raccontarlo da un punto di vista troppo narrativo, troppo storico, ma proprio far vedere un po' l'umanità che c'era dietro nei vissuti di ciascuno.
La compagnia ha come obiettivo generale, diciamo, si è centrata sul valorizzare le minoranze linguistiche del cantone e il plurilinguismo in generale della Svizzera. Quindi diverse nostre produzioni in futuro abbiamo comunque l'idea di lavorare sulla ricerca linguistica mettendo magari insieme due lingue all'interno di uno spettacolo o facendo uno stesso spettacolo in più lingue, a dipendenza di se poi c'è la possibilità di proporlo da qualche parte dove può essere interessante fare questo mix linguistico di rappresentazione, no? Dove magari uno stesso personaggio parla più lingue o uno stesso spettacolo è proposto in lingue diverse. E questa è appunto la nostra prima produzione, un'avventura completamente nuova, non sarà sicuramente l'ultima, abbiamo già delle cose nella testa per un futuro prossimo. Abbiamo al momento già, devo dire, anche parecchie prenotazioni per questo weekend, siamo molto contente, che sarà appunto venerdì, sabato e domenica alle 8:30 in Casa Besta, sì. Va bene, noi vi ringraziamo tanto per aver accettato il nostro invito. Grazie. E a tutti voi l'invito a andare allo spettacolo di questo weekend. Arrivederci e grazie.